la faiota per non risolvere il problema. Faiota, guarda quel che mi son fatto. Vieni. Guarda, non avresti bisogno di un piacere. Sì, perché che ti vieni a dare la storia era male. Maria, Maria, potevi venire che la Madonna che insomma ormai le ora, potevi venire. Vieni. Faiota, vieni, che mio nonno si è fatto male. Maria, come posso fare? Mi posso dire sempre a fare del bene, senza interesse. Faceva anche tanto il bene, tanto la neve sempre a me. La prima andare in chiesa, l'ultima a uscire, sempre col suo bastonato. E sempre in tasca, la borsetta, con giù una cosa da fare le pinture. E andava sempre in ogni casa dove la chiamavano, ma era sempre segretissima. Non parlava mai mal di nessuno, mai. Quando che anche via a mia casa nasceva i fiori, il papà chiamava sempre la faiota. Restava gli 8-10 giorni a assistere a mia mamma la faiota. La lavava, l'hanno fatta il rosto quando aveva imbattezzato le sorelle, e poi il gisnare, come che potevano, l'hanno fatta la faiota. E dopo l'ha sempre assistere a mia mamma finché era fuori dalla malattia, insomma, e basta. Io mi ricordo tutti quando è nati, che mio papà camminava, veniva a chiamare la faiota prima, e dopo atterrava l'elevatrice, tanto la faiota la veniva, la preparava tutto, e la stava lì finché, poi la neva la veniva tutti i giorni. Quando era qualche funerale, la gangro paella, perché allora i funerali li portava da casa, non era più come adesso che muore a treno, e li portava a spalle. Prima li metteva nella sbara e fumava giù con i fiori, perché a casa mia suocera, il zio che è morto a mia casa, l'hanno messa nella sbara, poi era tutti contornati dei fiori, e dopo l'hanno portati giù in cortile. E il zio Paradiso che metteva a fare i licei, ecco, il paradiso gli diceva sì, e Maria Santa, dopo gli mettevano di spiazza un denaro, gli metteva i lenzuoli. Era tutta la faiota che pensava, si esonerava la famiglia dal lutto, per me. Certo. Ma per tanti, povero, la faiota. Io era pronta a preparare tutti i soldi del piccolo che gli portava, la incartava, la metteva sul totale. Ogni quattro, dopo per qui della croce, qui dei confoloni, a tutti, ognuno la sua cartella. E lei consegnava, e poi dopo era con i suoi soldi, la pagava per tutto, quel che era. Ecco, però lei era segretissima. Ecco, la aveva, niente, ragazzi, mia nonna se la poteva, la vedeva sempre qualcosa, anche mia mamma, sempre. O se non la vedeva il zio, che la vedeva il caffè, un sacco di farina anche, ma la vedeva tanta carità. Ci veniva sempre da ira quando va mai. E mamma la mediglia giù una faiota, ecco, che abitava sotto un ponte al paese, quasi a metà, lo che era la fontana che era. La vedeva male alle dita, spesso, e veniva da quelle buffe, tornava sempre dalla faiota. La metteva su pomate, quelle belle zonfe di Pux. E poi la metteva sempre sui dedi, la metteva sui sonti, e dopo ogni volta quando era ben maturi, la metteva con la pomice. La metteva le mie braccia sotto il ciò, la metteva fissa e la metteva. E non mi fa neanche male, no? No, non mi faceva male, no? E poi mi diceva grazie. Se dopo mia mamma la chiedeva qualcosa. E dopo la s'ammalata la Maria, e l'ha lasciata giù la sua Olga a Roveredo, malata. E a Roveredo lei è morta. Quando lei è morta, lei ha fatto un gran funerale. E era una metà da povero a Roveredo, fra i quali era anche me. E mi ricordo che la Olga l'ha detto, Fiola, sono contenta a vedere tutta questa gente a Covelo al funerale di mia mamma, così anche i miei parenti qua, mio marito e i suoi parenti, vedono che li hanno voluto tanto bene a mia mamma.
questo mi ricordo che ha parlato sta Olga. E dopo a Povero gli hanno fatto una lapide, non ricordo. Ecco, quando ha rifatto il cimitero nuovo a Povero, hanno levata via la lapide e buttata fuori con tutte le macerizie. E dopo qualcuno si vede che non la venivano e l'ha presa e l'ha tornata ancora a mettere dentro. Perciò sono del cimitero, la faiota l'aveva ancora. Ecco. Non so, mi posso dire che era una gran buona donna, ecco. Lei è vestita di carità e povertà e non era piangiuta a nessuno, per poter dire. Segretissima. Non diceva, sono stata a fare delle punture, vado lì, vado là, no. Niente, no. È rivesta di povertà e di carità. Questo posso dire. La leva in giro dappertutto, che aveva bisogno. Sì, e per le case, a curarli, a nettarli, sì, medicarli, sì, sì, roba del genere, insomma. Ma sì. Ale era anche medico. Sì. E non era che alcol che spisegava. Perché era stiano. Comunque, se gli fa la lapide, lei era una donna proprio da ricordare. E se l'ha ricordata, per se gli fa la lapide, si vede che l'ha fatta bene. E lei era, lei aiutava tutti, lei era porretta e la aiutava proprio tutti. Non la guardava a faccia, né se ne aveva, né se non gliene aveva. Se gli aveva bisogno, che sia stati poretti, che sia stati signori, lei aiutava come la se ne intendeva anche. Forse, non so, come mai, se la leggeva, se la studiava. No, la, era la passione. Per tutti i malati la neva, a curargli le piaghe, a nettarli e... Insomma, era una volonterosa, la neva per tutti. Una paradona, senza sghei. Ma però era l'era disponibile per tutti. Sì, sì. La prima roba la feva, si lavava le mani con la sgnappa. Sì. E dopo? E sta donna era tipo, come si dice, infermiera, medico, sì, una roba del genere, che interveniva a dare una mano. Ecco, per questo l'era conosciuta, perché tutti la cercava. Per il coraggio che aveva ad affrontare le situazioni. Sua la cerrota del tinio. Non si era controllati, no, perché si era smolati. E era lì, e ciò, e nato. Allora, i sangue a spazzare su lei. E stia da Matelotti. Quell'altro, sì che non... No che non te la spacchi su, sì che te la spacchi su. Le è andata a mettere la mano sotto per togliere il ciò. E quell'altro, oramai l'avevamo la giola, la gattaia via la mano. E i dedi, praticamente. Tutti i quattro dedi. Sì, sì. E sei anni, e gli ha chiamato la faiota. Ecco, e stava, è andata via, l'ha portata giù il medico che era lì. L'era il menestrina, che era Chieter là, che delle prime case. L'era l'unica donna che aveva il coraggio di affrontare queste situazioni. Il tenne guerra e la mandava in casa, su a San Giovanni, a portargli su qualcosa che era su chi lavorava. Soldati che era su, soldati. Sì, San Giovanni su lì, sulla sì, croce. Ecco. Bon. Era su le trincee, una roba del sì, genere, scavi che doveva ripararsi. Però era una donna che la fa da uomo, la doveva andare per guadagnarsi da vivere. Ma la me cercava di spesso. Neva sempre su a fregargli la cosina. E la cosina, che era giù l'aste d'Ardesia, e tra le laste buttava su l'erba. E la avevano tu fa su dei sassi, solo qualche duni gli aveva regalato una piastra. Sì. E la guardava fuori dei orti. Sta paradona la aiutava tutti, gli chiedeva qualcosa, gli chiedeva, sì. Ma era mia buona
e la sola del consumato quel che gli avevano, perché fa un tempo tutta questa roba, e la vada male, e mettono le giocla a lei a rovere da quella con comprare tutto, e prende i banai, l'aveva fatto venire la corriera, e la veniva finché sono al nostro vascone. La medina vecchia che mi aiuta. Ecco, coleva questa corriera, e ne aveva giù se aveva i soldi, da pagarla. Sì, sì, grazie di tutto, Maria. Brava Maria Faiota, grazie di tutto. Grazie Faiota di quel che ti hai fatto.